La vita è strana, a volte sembra volerti ripagare per tutti gli sforzi fatti. Una specie di riconoscimento che arriva inatteso ma anche meritato. E così è stato nel giorno in cui ho ricevuto la mail da parte di Epale con il premio come role model di resilienza. Io fino a quel giorno la resilienza l'avevo definita in modo ignorante semplicemente testardaggine e mi faceva anche sorridere il fatto che dopo anni che me ne sentivo dire di tutti i colori da parenti, amici, colleghi, qualcuno avesse addirittura deciso di premiarmi. Mi chiamo Sergio Cabigioso, vivo in Veneto, ho 3 figli, 2 gatti e 1 moglie ed è una scritta che mi piace, quindi sto lavorando per mantenerla. Dal 2013 mi occupo di formazione e di coaching. Non è che il premio abbia cambiato sostanzialmente la mia vita, sicuramente ho preso maggiore consapevolezza, ho anche aumentato la mia autostima, non che ce ne fosse bisogno, come direbbe mia suocera, però l'autostima va alimentata e quindi sono grato a Epale per il premio. Durante la cerimonia di premiazione mi sono chiesto come avrei potuto mettere a frutto questo riconoscimento. E mi sono anche reso conto che la mia storia era una storia semplice, una storia più normale delle altre, era una storia più comune. Io ero un quarantenne disoccupato che si rimetteva in gioco attraverso la formazione partecipando a un master. Quindi nelle settimane successive sono andato alla CISL con la quale collaboro e mi sono proposto di fare degli interventi nelle loro iniziative di politiche attive. Poi ho partecipato a un evento sull'imprenditività con Epale, che è un concetto di imprenditività che mi sento molto mio, probabilmente alla base di molte mie scelte. E poi ho ancora tempestato molte volte Epale con le mie mail e spero che non me ne vogliano. D'altronde se non provassi ancora e ancora, che resiliente sarei. Ciao.